Rendere la spiaggia un luogo accessibile e inclusivo, oltre che un'opportunità sociale e lavorativa per le persone con disabilità. È questo il messaggio che racconta anche quest'anno il progetto Turismo Sociale Inclusivo, ripercorso con tutte le sue novità allo stabilimento Astoria del Lido di Sottomarina. Ovviamente questi ragazzi potrebbero scendere in acqua anche normalmente, certo. Però pensate magari a una persona anziana oppure una persona con un altro tipo di disabilità fisica, che aiuto può dare uno strumento di questo genere a bordo vasca. Comuni di Venezia e Chioggia con i loro stabilimenti balneari, le associazioni degli imprenditori con le loro strutture turistiche, enti gestori per persona con disabilità, Regione Veneto e ULS Tre Serenissima, un progetto che con i suoi tanti protagonisti traccia un'ampia mappatura inclusiva. Beh, come azienda sanitaria, assieme alle aziende del San Donatese e dell'Odigino, siamo state le prime aziende sanitarie del Veneto a partire con il progetto di turismo sociale inclusivo, che prevede cosa? Prevede delle attività che vengono fatte dai nostri ragazzi nelle nostre spiagge, nelle nostre attività turistiche, ma anche un progetto di inclusione sociale e lavorativo. Sono 9 i ragazzi disabili che da un mese sono retribuiti per il loro lavoro nelle spiagge di Sottomarina e del Lido di Venezia. Giovani come Elisa, premiati con un attestato e tanti applausi. Veste Elisa. Eccola. Sto lavorando a Mulino Stucchi. Faccio sala colazioni. E ti piace? Da morire. Attenzione particolare rivolta anche all'accessibilità degli stabilimenti. Daremo anche dimostrazione di nuove attrezzature che abbiamo acquistato proprio per questo progetto, come ad esempio dei sollevatori per piscina. Consegnati infatti dall'ULS 3 a 4 stabilimenti balneari di Sottomarina, innovative strutture da utilizzare in acqua per rendere autonoma e facilmente assistita l'immersione della persona con disabilità. Un'estate al 100% inclusiva, ma anche tecnologica. Abbiamo sviluppato questa app Vacanze Sicure, che include il progetto Turismo Inclusivo e dà la possibilità alle persone con disabilità di prenotare le attività in spiaggia e organizzate appunto dal progetto Turismo Inclusivo dell'azienda ULS Tre Serenissima. Queste attività sono consultabili in un calendario e sono prenotabili dalle persone che chiedono di partecipare a determinata ora e giorno.